Colpa forse delle condizioni meteo incerte, sottotono l'ultima serata della piazza, kermesse politica organizzata da Affari Italiani a Ceglie Messapica, ospiti sempre di grande spessore, dall'ex magistrato Piercamillo Davigo al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, passando per Boccia del PD e Crippa della Lega. Il governatore ha parlato del caso PNRR, ma anche della situazione del PD, in particolare a livello nazionale. Condividiamo la maggioranza di governo con il Movimento 5 Stelle e quindi non abbiamo un PD travolgente, in realtà non lo abbiamo quasi da nessuna parte un PD travolgente, quindi i sondaggi sulla fiducia sono importantissimi. Presidente, ha detto che il PD non è travolgente in questo momento, ma siete rassegnati o cosa intendete fare? Beh, io no, infatti in Puglia facciamo vincere il PD con una serie di iniziative politiche che sono sia di contenuto ma anche di strategia e di alleanze, e lo abbiamo reso travolgente. A proposito di corruzione, esiste una corruzione o nel frattempo c'è stata un'evoluzione, come è accaduto poi sostanzialmente per la mafia che è diventata le mafie? Se sì, quali sono le caratteristiche oggi? Per cominciare, al di là delle mazzette in contanti, che pure continuano a esserci, non è che non ci sono più, si sono trovate altre forme come consulenze, cioè dissimulazioni, frequentemente prestazioni inesistenti che vengono camuffate e pagate addirittura a bilancio, quindi detratte dalle imposte, le tangenti pagate. È molto difficile controllare queste cose qui.